Questa mattina presso la sala consiliare di Palazzo Alvaro abbiamo avuto un proficuo incontro con i dirigenti scolastici del territorio metropolitano, molti di essi erano appunto collegati in web, qualcuno in presenza, dove abbiamo un po' affrontato quelli che sono due temi attualissimi, uno non discusso ormai da parecchio tempo, che era quello del dimensionamento scolastico e che vedrà appunto la partecipazione del Consiglio metropolitano lunedì 10, dove dovrà andare ad assumere alcune decisioni, seppur limitate ad alcuni, settori specifici. Abbiamo però iniziato un primo momento di discussione con, i dirigenti e con, ovviamente, gli enti preposti regionali e provinciali che rappresentano appunto il mondo della scuola. È stato anche un momento di confronto, invece, anche questo molto attuale per quanto riguarda la situazione pandemica che stiamo vivendo dentro il nostro territorio metropolitano e quindi rispetto a quelle che saranno le possibili cause di un eventuale rinvio dell'apertura delle scuole. Questo ovviamente da valutare rispetto a quelle che sono state le decisioni prese a livello nazionale e che impone ai presidenti di regione di poter prendere dei provvedimenti solo nel caso in cui appunto i comuni diventeranno in zona arancione, entreranno in zona arancione o in zona rossa. È stato anche un modo per poter iniziare a capire quelle che potrebbero essere eventualmente dei correttivi da poter apportare rispetto al tracciamento dentro gli istituti scolastici ed è un modo anche questo per condividere quelle che saranno appunto i prossimi passi che da qui alle prossime ore dovremo andare a fare tutti insieme per poter far rientrare in sicurezza i nostri ragazzi presso appunto i nostri edifici scolastici.